oggi ho avuto il piacere di dare il benvenuto a un certo numero di agricoltori interessati all'agricoltura di precisione e soprattutto interessati a conoscere qual è veramente il costo dell'applicazione dell'agricoltura di precisione in rapporto alla resa di produzione e ai costi generali di input. È stata un'occasione anche per presentare un progetto che è di Kvernaland Group e l'abbiamo chiamato Kvernaland Group Academy. Ed è un progetto che esaspererà questo dato perché verrà certificato insieme ad altri chiaramente dati che noi saremo in grado di produrre con questa sperimentazione che ha delle unicità in quanto è una sperimentazione sistematica e completa, cioè non guarda solo ad un aspetto diciamo della tecnologia dell'applicativo di precisione ma guarda un po' a tutto l'insieme. Il progetto quindi di cui gli autori sono sostanzialmente Kvernaland Group e l'Università di Perugia, ma coinvolge una serie di attori importanti della filiera che sono appunto Decalb che contribuirà per le sementi, Cereal Tecnica per quanto riguarda il frumento e poi abbiamo Adama e Scam per quanto riguarda i mezzi tecnici concime e diserbo. Ma ovviamente tutto questo non si sarebbe potuto fare se non ci fosse stata l'azienda agricola, quindi un'azienda che ci ha dato la possibilità di fare una sperimentazione su ben 40 ettari. Saranno fatte sperimentazioni su tre tecniche di lavorazione differenti, quindi coinvolgeremo la tecnica tradizionale, quindi parliamo di aratura, appiccatura e semina, e poi invece parleremo di minima e andremo anche sullo strip till. Quindi saremo in grado in un anno, perché abbiamo appena cominciato con la semina del frumento, saremo in grado di darvi tutti i dati certi e saranno i primi e gli unici che riguarderanno una sperimentazione davvero a tutto tondo. All'interno del progetto di Kvernaland Academy il ruolo di Decalb sarà quello di andare a fornire il seme di mais e di andare a fornire le prescrizioni. Il nostro ruolo diventa quindi importante perché la conoscenza che abbiamo dei nostri prodotti e la caratterizzazione che abbiamo fatto dei nostri prodotti rispetto all'adattabilità ai diversi tipi di suolo ci permette oggi di andare a fare la migliore prescrizione possibile basata appunto sulle diverse tipologie di suolo che saranno mappate all'interno del progetto di Kvernaland Academy. Questa conoscenza dell'adattabilità dei nostri ibridi ai diversi terreni e della migliore densità e consiglio di semina per i nostri ibridi sui diversi terreni ci deriva da uno studio ormai di 3 anni. Abbiamo cominciato nel 2015 una caratterizzazione del nostro germoplasma in funzione del tipo di suolo per capire qual è l'adattabilità di ogni ibrido agli investimenti che vanno dalle 65.000 piante ad ettaro fino alle 125.000 piante ad ettaro. Per capire qual è la curva di rendimento dell'ibrido in funzione della densità e qual è la curva di rendimento dell'ibrido in funzione del tipo di suolo. Siamo quindi oggi in grado di mettere insieme suolo, capacità produttiva, ibrido con il giusto investimento e la miglior prescrizione di semina possibile. Oggi qui nella sede di Castiglione delle Stiviere abbiamo organizzato un incontro insieme a Decalb per presentare i dati relativi a delle prove che sono state fatte in 36 aziende agricole italiane dal Piemonte al Friuli sulla semina di ibridi Decalb a dose variabile attraverso la seminatrice Kvernaland Optima HD che ha la possibilità proprio di fare questa semina a dose variabile. Semina a dose variabile che viene fatta in base alle mappe di tessitura del terreno che sono state fatte da Decalb in tutte le aziende in modo da individuare le diverse zone dell'appezzamento dove il terreno cambia e quindi dove c'è la possibilità di aumentare o diminuire la dose di seme. Il dato significativo che è uscito dall'incontro di oggi è che grazie alla semina dose variabile si ottiene in media un aumento di reddito, già tolti naturalmente i costi per l'eventuale seme in più che si applica, di 98 euro a ettaro. Proprio per questo Kvernaland ha un progetto nuovo che si chiama Kvernaland Academy, dove su 40 ettari noi faremo una sperimentazione confrontando la lavorazione tradizionale con minima lavorazione e 2 livelli di agricoltura di precisione per dare ulteriori elementi economici all'agricoltore in modo che possa verificare tutti i vantaggi che si ottengono dall'applicazione di queste nuove tecnologie.
Oggi si è discusso con DeKalb in questo evento importante di variabilità. Abbiamo elencato quello che è tutto il progetto della Kernland Academy, quindi tutte le macchine che utilizzeremo in questo progetto. Adesso siamo in autunno, quindi si è partito con una sequenza di macchine per la gestione tradizionale del terreno, quindi aratura, erpicatura e semina. Abbiamo fatto un test anche direttamente su sodo, su semilavorato con la nuova U-Drill. Faremo a febbraio-marzo un progetto nuovo sul mais, sia da trinciato che da granella, quindi lavoreremo sia con la TF Profi che con lo spandiconcime GeoSpread, che con la botte del diserbo Icarus, tutto gestito a dose variabile, quindi crediamo di poter dare dei dati molto importanti ai nostri amici agricoltori che possono realmente far capire quanto la variabilità sia fondamentale nel prossimo futuro.